Presentiamo praticamente un'altra eccellenza importante per l'azienda di Terni, quello del trattamento dei tumori cerebrali e paziente sveglio, che è una tecnica che viene praticata in pochi centri in Italia. Noi abbiamo già fatto una quindicina di casi perfettamente riusciti, complimenti all'equipe del dottor Carletti, e io vorrei sottolineare come in un momento di difficoltà economica, di difficoltà anche per questa azienda strutturale e organizzativa, stiamo lavorando con tutti i professionisti per rendere sempre più importante qualitativamente l'ospedale di Terni. E i risultati che stiamo ottenendo dalla chirurgia generale, dalle chirurgie generali, la chirurgia urologica, la cardiochirurgia, la neurochirurgia e anche tutte le altre discipline su cui ogni tanto avete visto usciamo con notizie importanti, pongono in evidenza proprio il lavoro continuo che la direzione aziendale insieme con i professionisti sta mettendo in campo per far sì che l'ospedale di Terni sia sempre più in alto nelle proprie eccellenze. L'azienda ospedaliera di Terni e la neurochirurgia dell'azienda ospedaliera sono sicuramente oggi sempre di più all'avanguardia per delle tecniche innovative. Infatti portiamo oggi dei primi risultati di una serie di pazienti che abbiamo operato per tumori cerebrali, siano essi benigni o maligni, con il paziente sveglio durante l'intervento chirurgico. Questi sono interventi molto delicati, molto particolari, che vengono eseguiti soltanto in centri molto avanzati e nella maggior parte dei casi in strutture molto grandi. Quindi il fatto che vengono effettuati anche a Terni, con un piccolo ospedale, è una nota ancora di più di merito. Questi pazienti sono tutti pazienti che hanno delle caratteristiche particolari, ma gli interventi sono perfettamente riusciti e i pazienti non hanno avuto conseguenze particolari. Allo stesso tempo, questo progetto rientra in un progetto più ampio di una mini-invasiva neurochirurgica, sia cerebrale che spinale, per la quale l'azienda ospedale di Terni è un centro di riferimento anche nazionale, dove altri neurochirurghi provenienti da tutte le parti d'Italia vengono a imparare da noi queste nuove tecniche chirurgiche.